Ciao e bentornata o bentornato sul mio canale. Io sono Giorgia e sono una blogger, youtuber, mi occupo di alimentazione energetica, aiuto le persone a ritrovare la loro forma fisica, a ritrovare l'energia soprattutto che ci serve per tutte le attività, insomma per inseguire i nostri sogni, le nostre passioni, per vivere la vita in maniera brillante. Stamattina ti voglio fare questo video perché diciamo, sto lavorando molto su me stessa in questo periodo e ho scoperto dei modi che voglio condividere con te per evitare di sentirmi, diciamo, stanca, scarica di energie, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui appunto il sole c'è poco, quindi praticamente noi non assorbiamo soprattutto la vitamina D dal sole, che è quella che ci dà il buon umore, perché appunto la vitamina D è il precursore della serotonina, del buon umore. E quindi voglio condividere con te alcune mie riflessioni e non solo, anche alcuni tips, alcuni consigli di alimentazione per evitare di sentirci troppo scarichi e senza energia. Allora, la prima cosa che ti voglio dire è questa: onora il ciclo della natura. Onora il ciclo della natura significa quello che io, diciamo, ho osservato è stato questo. Allora, gli animali in natura in questo periodo vanno in letargo, giusto? Ok, anche noi siamo animali, quindi non c'è niente di male se in questo periodo, diciamo, ci sentiamo un poco più giù, un po' più dark, un po' più bui, ecco. Non siamo poi, non c'è quella luce che per esempio c'è in primavera o in estate, le batterie sono un po' più scariche, però questo non ci deve far sentire giù di morale, perché comunque l'oscurità è un periodo importante. Soprattutto perché in questo periodo noi possiamo riflettere tanto su noi stessi, magari attraverso, per esempio, scrivere un diario, lavorare su se stessi, lavorare sulla propria crescita personale, appuntarsi, diciamo, tutte le emozioni che ci vengono e vedere il loro significato, scriverci i pensieri che abbiamo nella testa e magari buttare via quelli che non ci servono più e farne entrare di nuovi. Questa è una cosa molto molto interessante da fare per rinascere, come gli alberi, no? Quando buttano via le foglie vecchie, si liberano appunto di queste foglie vecchie e se non si liberassero delle foglie vecchie non potrebbero accogliere quelle nuove, non potrebbero far spuntare i germogli per quelle nuove. Quindi è molto molto importante prendersi questo tempo per rallentare, per piantare, come quando noi piantiamo una piantina, no? Mettiamo il seme, non lo mettiamo nella terra umida, nella terra bagnata, nella terra scura, non nel sole. E se noi lavoriamo in questo periodo, tramite appunto piantando queste piantine nella terra che appunto è l'autunno, l'inverno, possiamo poi risorgere in primavera, quindi è molto importante accogliere questo periodo dell'anno e prenderci un poco di tempo per rallentare. Il secondo consiglio che ti posso dare è sicuramente cura tanto il tuo intestino. L'intestino è la sede, appunto, lo chiamano il secondo cervello, ma in realtà è il primo cervello. Se il nostro intestino non sta bene, se magari lo trattiamo male perché mangiamo troppi cibi raffinati, troppi dolci, troppe farine bianche, latte, troppe proteine animali, alla lunga, noi praticamente, perdiamo la flora sana e si va ad innescare una flora che comunque è una flora malata e questo proprio per questo motivo noi spesso siamo depressi, siamo giù, siamo senza energie perché non c'è più una flora. Se la flora è sana, produce anche serotonina, che è l'ormone del buon umore, ok? Quindi se la flora è malata non produce più questa serotonina e noi siamo sempre depressi, sempre scarichi. E quindi è molto molto importante nutrire la nostra flora tramite il cibo buono, soprattutto a base vegetale, a base integrale e magari anche aiutandoci con dei probiotici per favorire il passaggio.
Per quanto riguarda i superfoods che puoi usare ad esempio gli omega 3, io uso sempre tutti i giorni gli omega 3 perché nutrono tanto il cervello, puoi usare la maca, la spirulina, il polline, sono tutti superfoods che comunque ti aiutano a... a sentirti più tonico, più energetico e a superare appunto questi momenti troppo down, cioè comunque abbiamo, cioè, andiamo al lavoro, abbiamo una famiglia, quindi comunque abbiamo bisogno anche di cibi che ci rendano tonici, quindi questi sono sicuramente dei super cibi che ti aiuteranno tantissimo in questo periodo. Un'altra cosa, la terza cosa che faccio dopo appunto la riflessione su me stessa, cioè il fatto di riflettere sulla mia vita, il fatto di mangiare sano e di prendere questi super cibi, la terza cosa è l'attività, il movimento. Una cosa che adoro tanto fare è alzarmi la mattina e andarmi a fare una camminata oppure fare yoga. Ti dirò di più, una cosa importantissima è riconnetterti con la natura, cioè andare magari a fare la tua camminata nei boschi, ok? Perché nel bosco, a contatto con la natura, le tue vibrazioni si allineeranno con quelle della natura, che sono vibrazioni perfette. Noi al giorno d'oggi, a causa del wifi, del telefonino, della televisione, anche dell'ansia, dello stress, della rabbia che ci portiamo dentro, siamo continuamente non allineati, cioè le nostre frequenze, le nostre vibrazioni sono sempre sfasate, non in equilibrio. Una cosa importantissima è andare nella natura per riallineare queste frequenze e in quel modo ci sentiremo anche noi più felici, più equilibrati, senza troppi pensieri. Proprio la natura ha questo potere, io l'ho sperimentato l'altro giorno che ero molto confusa, sono andata a farmi una passeggiata nella natura e ho visto effettivamente che appunto le mie frequenze si riallineavano magicamente e sono tornata a casa felicissima. Non ti so descrivere com'è, però prova e vedrai. Un'altra cosa che faccio per quanto riguarda il movimento è sicuramente ballare. Ora mi sono iscritta ad una scuola di salsa e ogni venerdì sera vado a ballare. Ad esempio ieri sera sono andata in questo ambiente bellissimo, c'erano tante persone, ho ballato, mi sono divertita. Sapere che c'è un giorno della settimana, anche due, in cui fai questo tipo di attività insieme ad altre persone, che comunque ti ricarica, è molto molto importante. Quindi non sottovalutare anche l'aspetto proprio del ballo, della gioia, della musica, soprattutto se fatto insieme ad altre persone. E l'ultima cosa che ti voglio dire è questa, cioè non fingere, cioè se tu senti comunque il desiderio di rintanarti, di stare un po' più sotto le coperte, di stare davanti al camino con una tisana, anche a non fare nulla, in realtà non è che non stai facendo nulla, stai comunque lavorando su te stesso. Il tuo corpo, che è molto più saggio della tua mente, il nostro corpo, che è molto più saggio della nostra mente, in realtà sa che cosa è giusto per noi. Quindi se senti comunque questo bisogno di riposare di più, di non sovrastimolarti, va bene uguale, va benissimo. L'importante è che questa cosa la equilibri anche con il movimento, con la meditazione, con lo yoga, con il cibo sano, altrimenti poi cadi in un tunnel senza fine. Io spero che questi consigli ti siano stati utili, seguimi anche sulla mia pagina Facebook e sulla pagina Instagram, mi trovi come Georgia Energy Coach. Io ogni giorno pubblico post, metto delle ricette di ciò che mangio, pubblico video, faccio anche delle live, delle dirette live. Infatti questo video l'ho fatto anche sulla mia pagina Facebook come una diretta live, quindi se vuoi interagire con me è molto meglio appunto se tu ti connetti con me tramite Facebook. Io ti aspetto e ti do un abbraccio, ciao!